Non guardare, Signore della vita, il gesto estremo delle sue mani. Guarda il bene e il bene che quelle mani hanno realizzato. Non guardare il gesto, guarda cosa Giorgio Zanardi sapeva fare, la sua arte, la sua creatività, la sua capacità di sedersi sempre accanto agli altri, mai sopra. Con queste parole, anticipate da un lungo silenzio per la moglie Luciana, le figlie Michela e Claudia e tutti i dipendenti dell'imprenditore morto suicida giovedì scorso, sono iniziate le celebrazioni per dare l'ultimo saluto a Giorgio Zanardi nella chiesa della Natività. Ultimamente aveva perso il sorriso, i suoi occhi erano spesso abbassati. Ma la coscienza, quella, era rimasta pura. Una chiesa gremita di amici, parenti, operai del gruppo editoriale che fino all'ultimo, nonostante gli stipendi non arrivassero, hanno lottato per l'azienda. Basta morire così. Siamo tutti uniti e pronti a lottare perché questa azienda che tu hai creato e hai fatto diventare grande, viva ancora. Dopo l'omelia, una lettera letta dal pulpito da una delle lavoratrici del gruppo. Grazie Giorgio, sei stato per noi un maestro di vita, dice. Cordoglio e commozione di fronte ad un gesto così tragico, una sofferenza che lascia muti, racchiusa tutta in questo grande abbraccio.